Siamo con Tebaldo Bigliardi, grande doppio ex sia di Palermo che Atalanta, vestito anche la maglia del Napoli. Ha iniziato la carriera proprio nelle giovanili del Palermo, se non ero negli anni Ottanta. Sì, ho iniziato con Zema nel settore giovanile e sono stato fortunato ad avere un maestro così bravo, ecco. Proprio Zeman, secondo te, con la Roma quest'anno potrà ottenere risultati importanti? Zeman può ottenere sicuramente dei buoni risultati, anche se poi tutto sommato Roma è una piazza difficile, quindi non bisogna stare attenti, ma comunque la cosa fantastica di Zeman sono i messaggi di sport che manda, e fortunatamente adesso anche la federazione qualcuno sta a sentire, e questi sono dei buoni segnali. Palermo invece, piazza sempre molto appassionata. Questo cambio di allenatore nella tua carriera che cosa significa? Che cosa ha significato? Davvero esiste questa scossa? Ma devo dire che dipende dal momento psicologico, dalla squadra, come subisce questo cambio. Comunque il cambio è sempre un trauma, credo. Se l'allenatore che va via ha avuto un ottimo rapporto con i giocatori, potrebbe essere in negativo, perché viceversa, se dovessero non andare d'accordo con il vecchio allenatore, dipende da come reagisce lo spogliatoio, però sono tutti dei punti psicologici da valutare. Ma è sempre meglio affrontare una squadra che non cambia l'allenatore, oppure è meglio affrontare una squadra che l'ha appena cambiato, perché magari può portare anche dei correttivi tattici che ancora non vengono assimilati durante i primi giorni? Ma io conosco Gasperini perché ci abbiamo giocato insieme, è un ragazzo molto intelligente e non penso che faccia dei grossi stravolgimenti. Gli allenatori che subentrano in genere non lo sanno, cioè non si può cambiare tutto in una settimana, quindi saranno graduali i cambiamenti, ecco. Questa Atalanta, secondo te, come ha operato sul mercato quest'anno e come la vedi nonostante questa penalizzazione di due punti? Secondo me sì, l'Atalanta è una buona squadra, un bel gruppo, poi ormai giocano da diverso tempo insieme, l'intelaiatura è quella che è. Poi ha superato dei momenti terribili legati appunto al calcio scommesse l'anno scorso, si è temprata, certo non ripeterà il campionato dello scorso anno secondo me con tutti quei punti, però farà un buon campionato decisamente. Per quanto riguarda invece la lotta a scudetto, la Juve pare davvero la favorita d'obbligo, se non altro per il potenziale, il parco giocatori che ha. Chi potrebbe essere l'antagonista principale della Juve quest'anno? Ma io vedo bene il Napoli, anche per lo stesso motivo che citavo prima l'Atalanta, cioè è una squadra che gioca da tempo sempre con 7-8 undicesimi, quindi si conoscono a memoria. L'allenatore è bravo perché sta dimostrando di essere all'altezza, e quindi il Napoli lo vedo sicuramente decisamente favorito ma poi voglio dire, io non vedo dei grossi cambi, cioè delle grosse squadre in questo momento nel nostro campionato. Basti pensare che l'anno scorso l'Udinese si parlava così, come se dovesse essere insomma una squadra quasi da scudetto, e rimanendo per lo più con la stessa squadra quest'anno insomma sta facendo fatica. Io credo che non so, sicuramente nel campionato degli anni 90, degli anni 80, ecco. E a proposito di anni 90, Tebaldo, ieri 19 settembre abbiamo proposto una Marcord che andava a ritroso di 22 anni, era il 19 settembre 1990, c'era l'esordio in Coppa UEFA di quella stagione dell'Atalanta di Frosio. Ma sì, dei ricordi decisamente molto belli, le partite di Coppa sono sempre molto affascinanti, è un campionato a sé. Ricordo soprattutto questa partita con la Dinamo Zagabria, che è stata una battaglia, quindi poi abbiamo passato il turno, siamo anche andati avanti con altri turni per poi piegarci con l'Inter, se non ricordo male, però sì, dei ricordi, dei tempi. Secondo te potranno tornare? Ma io sono fiducioso, perché diciamo quello che può fare la differenza in periodi di crisi è l'organizzazione.
l'Atalanta e Bergamo l'organizzazione ce l'ha, magari non ha, potrebbe anche non avere le finanze che hanno altre squadre, però penso che nessuno in questo momento stia benissimo dal punto di vista finanziario, quindi questo è un punto di favore all'Atalanta, che ha un buon settore giovanile e soprattutto competenze nel mercato, sta dimostrando di essere ritornata qualche anno fa come scelte di mercato, ecco. Ecco, l'ultima domanda invece riguarda l'asta che con la tua collaborazione noi di Video Bergamo abbiamo allestito sul finale della scorsa stagione, l'asta delle maglie che ti appartenevano, che hai raccolto sui vari campi di calcio durante la tua permanenza in Serie A a cavallo tra gli anni 80 e 90. Abbiamo raccolto i soldi che ci sono poi serviti per donare due defibrillatori ad altrettante polisportive, a quella della Celadina Bergamo e per par condicio siamo andati anche in Sicilia alla polisportiva Trippi. Ecco, tu personalmente hai consegnato questo secondo defibrillatore. Sì, è stata un'iniziativa, quando credo che quando sono a scopo benefico vanno sempre, per tutto va bene. Siamo riusciti a soddisfare per adesso le esigenze di queste due polisportive e mi auguro che ci siano altre persone che possano portare avanti questa iniziativa, perché veramente per una cifra così minima si possono ottenere dei risultati grandissimi. Bene, siamo in chiusura di questa amabile chiacchierata. Tebaldo, ti chiedo secco secco un bel pronostico per domenica, le tue sensazioni per Atalanta-Palermo. Ma sono combattuto perché sono due città che mi stanno molto a cuore, però proprio per essere molto realista dico che vince l'Atalanta.